Salve a tutti signori, penso che tutti voi conosciate o abbiate avuto a che fare con i file PDF. Sono comodissimi perché quello che fate su un software come Word di editing di testo viene fissato e stampato esattamente in quella maniera, nonché è perfettamente fruibile da chiunque nel mondo. Spesso e volentieri anche le scannerizzazioni vengono fatte in quella maniera e non sono immagini. Acrobat è ciò che usa il 90% delle persone per leggere questi file. Il problema è che quando voi volete andare a modificare quello che c'è all'interno, non potete, dovete pagare un salasso agli amici di Adobe. Quest'oggi andiamo a vedere una soluzione a questo problema, diciamo, che è PDF Element. PDF Element è semplicemente un software di lettura, editing, montaggio, se volete dire, e anche conversione dei file del PDF. Vi permette di fare tutte le modifiche che volete, anche a file scannerizzati, quindi che non sono nati esattamente come testo, ma magari presi da un foglio e messi su una stampante, cose che ovviamente non potete fare su Adobe, e lo fa con un prezzo veramente ridicolo in confronto, tanto che con un codice sconto che vi do nei commenti dimezzate pure il prezzo del pacchetto stesso, appunto 50%, quindi dire che è regalato è dir poco. Quello che ho aperto adesso è un semplicissimo file PDF, sono partito da quello. Una cosa che ho notato muovendomi tra i menu del programma stesso è che è molto, ma molto simile a Office, quindi se avete familiarità con quello che è Office, qui sarà semplicissimo muoversi. Inoltre è velocissimo ad aprire file, anche di grosse dimensioni, ad editare, ad elaborare, è veramente immediato, quindi la cosa mi ha fatto molto piacere. Di un PDF normale, come sapete benissimo, non potete editare il testo manco morti. Quello che potete fare in questo caso è fare una scannerizzazione OCR, che lui vi chiederà, volete farla semplicemente per cercare delle parole e quindi per cui non andrà a creare un testo editabile sostituito a quello sotto, oppure volete il testo editabile, perché in quel caso deve riconoscere il testo, riconoscere il font e sostituirlo con uno pari pari ma editabile. Facciamo che lo vogliamo editabile, premiamo ok e in qualche secondo, in realtà mi ha stupito molto questa velocità di elaborazione, vi dà il testo editabile. Quindi se qua volete scriverci saffone ce lo mettete. Adesso non ho idea del perché me lo abbia fatto inclinato, comunque questo è. Ho preso anche il titolo, l'ha preso col font giusto, quindi è diciamo praticamente impeccabile. Cos'altro potete fare? Potete aggiungere il testo voi, quindi fate un'altra casella di testo e ci mettete dentro quello che volete. Potete anche ritagliare il foglio stesso, se lo volete limitato a una certa grandezza potete fare quello. Potete inserire delle immagini, quindi fate tranquillamente quello che volete, la mettete sotto, sopra, dietro il testo, è editabile al pari di un file di Word, arrivati a questo punto. Nella sezione pagine avete anche la possibilità di aggiungere delle pagine o togliere delle pagine al file PDF, e questa è una cosa comodissima che spesso viene fatta magari dividendolo in tanti file, andando su un sito, facendo il merge dei file, se sbagliate una cosa dovete inserirlo, una rottura di balle. Qui semplicemente potete estrarre un PDF singolo, inserire una pagina, dividere quello che avete, sostituirne una, comodissimo. Siccome la sfida del simple PDF mi sembrava appunto troppo semplice, ho preso dall'internet dei file diversi, per dire, un file che era testo scannerizzato e un file che era letteralmente del testo stampato e poi scannerizzato, quindi due file che non nascono come editabili assolutamente. Il primo è questo qui, come vedete c'è proprio scritto dentro, non è testo, quindi dovrebbe essere un po' più complicato riuscire ad editarlo. Ovviamente il programma se ne accorge e dice, ma questo documento è un documento scannerizzato, esegui l'OCR per modificarlo. Quindi voi cosa fate? Lo eseguite, volete il testo editabile ovviamente, premete ok, praticamente il vostro documento è diventato editabile al pari di prima. Qui ho fatto questo perché posso, ho messo un collegamento www.nonno.com e ho buttato un'immagine qui. La stessa cosa potreste fare con una firma, volete togliere appunto una parte di immagine, la togliete, volete aggiungere del testo lì, lo aggiungete, volete aggiungere un logo, lo aggiungete. Editing, ve lo dico, al pari di un programma che nasce per l'editing. L'ultima sfida ce la dà un file scannerizzato, neanche troppo dritto, che si vede che è stato scritto al computer, però chiaramente non è editabile. Il testo è diventato totalmente editabile, ovviamente l'ha sostituito
ovviamente l'ha sostituito, perché insomma non può inventarsi un nuovo font per intero solo per editare quella pagina. Volendo, se volete fare delle modifiche col font stesso, potete semplicemente andare qui, fare converti, ve lo buttate in PNG e semplicemente ve lo editate a mano con le letterine. Certo, quella cosa è molto scomoda, ma penso sia anche l'unico modo, a meno che di non inventarsi un font nuovo ogni volta. In ogni caso qui ha convertito anche il logo, cose che, vabbè, abbastanza superflue in realtà. Ah, trovo anche molto comodo il fatto di potersi muovere tra i vari documenti quassù senza doverne aprire 2, 3, 4. Questa è una cosa che ritroviamo anche in Adobe, ma è veramente molto comodo. Ultima cosa che ho trovato ganza è che se permette ottimizza PDF, vi permette di rimpicciolire parecchio le dimensioni del PDF stesso. In questo caso possiamo addirittura ridurre fino all'85%, però non so la qualità del PDF che fine farà. Ci ha appena dato una dimostrazione che troppo compresso forse è meglio di no. Ecco, con la compressione media si vede che è leggermente più brutto, però come ho detto, quando dovete inviarlo su servizi limitati in termini di megabyte, questa funzione potrebbe salvarvi letteralmente il culo. Io vi ho fatto vedere tutto quello che reputavo interessante. Certo, c'è altro, ci possono fare le firme, mettere delle filigrane al foglio, mettere delle intestazioni, molto simile, ve l'ho detto, a Word, vi avvicinate parecchio. Nonostante questo sia un PDF, quindi potete partire dal nulla ed editarlo completamente. Vi lascio, vi ricordo che metto il codice, il link per comprarlo al 50%, non mi danno alcuna parte di questo, quindi no. Insomma, al massimo mi hanno fatto provare il programma col nome di Edson Cavalcante. La cosa dovrebbe essere già abbastanza umiliante di così. Per questo video io vi saluto e ci vediamo.